Buongiorno e buon mercoledì! Non importa chi sei stato, importa chi tu sei oggi. Tutti attraversiamo momenti di cambiamento, periodi in cui ci sentiamo energicamente svuotati, sensibili. E proprio quando siete in questa fase, vivete queste situazioni, dovrete amarvi di più, dovrete onorare voi stessi. E molti non sanno neanche da dove cominciare. Come abbiamo detto qualche puntata fa, siamo abituati a guardare tantissime cose, ma non apprezziamo quello che abbiamo e in primis dobbiamo apprezzare noi stessi. Se tralasciamo di curare noi stessi, ci trascuriamo, potremo arrivare a periodi quasi di esaurimento. Dobbiamo stare attenti. Non importa chi tu sia stato, l'importante è partire da adesso, a partire dal nostro carburante, il cibo e soprattutto l'acqua. L'acqua idrata, l'acqua aiuta le emozioni a liberarsi, scarica le tossine, aiuta a smuovere le cose, idrata il tuo corpo e ti purifica. A me personalmente, quando vivo momenti tristi, mi si chiude lo stomaco. Ecco, l'importante sarebbe non bloccare l'assunzione di cibo, ma magari mangiare qualcosa di più semplice, magari delle verdure, qualcosa di poco costruito. Evitate troppi zuccheri e troppi cibi salati. Lo stretching, allungare e muovere il nostro corpo, ci aiuta ad avere consapevolezza di noi stessi e soprattutto scaricate l'energia stagnante che, se è negativa, è deleteria per voi. La respirazione, quella profonda, quella che parte da dentro, diaframmatica, pancia, petto, petto, pancia. Quella davvero vi aiuta a rilassare ogni muscolo e una volta effettuata vi sentirete molto più tranquilli. Il sonno, pisolini durante il giorno, se ne sentite l'esigenza, perché no? Fateli. Io amo scaricare le tensioni sotto alla doccia, immaginare proprio che l'acqua che mi cade addosso mi purifichi dalle negatività, dall'ansia che magari ho in quel momento. Altri stanno bene semplicemente immersi nella vasca. Ad ogni modo, l'acqua vi aiuta proprio a riprendere un po' le vostre energie iniziali. Fate qualcosa che vi piace, che vi fa stare bene, un hobby, uno sport, della buona musica. Dedicatevi del tempo, state all'aperto, nella natura il più possibile. Assaporatela e lì troverete anche tante risposte ai vostri pensieri. Affrontate delle discussioni fastidiose che magari vi rimangono dentro, dei nodi da sciogliere. Non teneteli dentro, ma parlatene, perché è buono esternare tutto, altrimenti da dentro potrebbero trasformarsi in malattie anche. E reprimere un'emozione dentro, sapendo di non poterla gestire e controllare, non è carino assolutamente. E come sempre, siate grati per quello che avete, nonostante tutto. Non dimenticate di ringraziare per quello che comunque avete fra le mani e da lì poi ripartirete. Every day is a new surprise, only good vibes. Besitos. Se sta a sfasciare il vaso, ma arriverà dicembre, un usaccio. Dedicatevi del tempo.